Le fiction italiane sono lo specchio della nostra cultura e del nostro costume e continuano ad appassionare un numero sempre crescente di telespettatori. Oltre ai protagonisti che tutti conosciamo, il nostro viaggio ci porta a scoprire i luoghi, le persone, le storie, proprio là dove le fiction sono state realizzate. In questa puntata andiamo a Capri, dove è stata ambientata la fiction omonima. Guarda Perla, guarda dove t'ho portato, Marco. Nel paradiso terrestre, dimmela com'è, ma con la parola sola, con la parola è sola. È una bellezza. È una bellezza. Capri, Capri. Che meraviglia, Marco, qui questa è la fiction che io preferisco in assoluto. Come fa a non piacerti? Pensa che se ne sono state girate ben 3 serie e gli attori bravissimi. Bravissimo. Ti dico, Bianca Guaccero, bravissimo. Stupenda. Bravissimo. Sergio Assisi. Bravo. Caspar Capparoni. Poi? Basta. E poi che film è qui? Totò Imperatore di Capri, tanto per dirne uno. Questo è un set meraviglioso, guarda. Ma senti, tu di solito, no? Cioè, conosci bene i piatti. Che non mi dici... Qua ci sono delle cose molto, molto buone. Spaghetti shui. Ma tu pensi sempre a mangiare. Io? Ma è una cosa incredibile. Marco, che coraggio! Vabbè. Dopo non ti preoccupare, adesso però c'è un po' di cose da fare prima. Ci vediamo dopo. Vabbè, dai, ciao. Io penso che di più non c'è, Stare qui a Capri, nella piazzetta, seduti, vicino a Peppino di Capri. Penso. Un pezzo di Capri, della storia di Capri. Caprese Doc. Sindaco te l'ho mai fatto, sindaco? No, non ci ho mai pensato. Tu sei di Capri. Basta così, sì. Di famiglia Caprese. Hai avuto dei... Il mio cognome è Faiella, di Capri è nome d'arte. Così come d'arte, cioè, avevi scelto Capri anche dentro il tuo Caprese. Sì, all'inizio con Bebè, sì, all'inizio con la batteria, piano, poi sono stati i Capri Boys. I primi concerti un po' in giro per queste isole, poi è diventato Peppino di Capri e i suoi rockers. Che poi facciamo rock fine anni 50, così. 3 edizioni per ora di Capri, di questa fiction, ha scritto le musiche, le canzoni. È stato un grande successo. Devo dire, per me è stata una novità, perché non ci avevo mai provato prima, per me è un'esperienza nuova. Devo dire che poi mi hanno... i vari registi che si sono alternati, gli Oldoini eccetera, mi ricordo che io ero inesperto, avevo fatto 57 temi per la prima fiction, dissi, ma sei pazzo, quelli di solito se ne fanno 3 o 4, ho detto no, perché ogni scena mi suggeriva una musica diversa, per cui no, la mia inesperienza mi porta a quello, e devo dire che sono passate quasi tutte, perché poi sono servite nella varia casa, ho detto forse farò un danno a quelli che fanno questo per mestiere, che cominciano a scrivere di più, però è stata una bellissima esperienza, perché io scrivevo sulle scene che mi suggerivano quella musica, secondo me è stata la cosa vincente. Miro, vieni qua, dammi una mano, va. Massimo! Umberto, qua stai? Che fine? Sono stato a Londra per Diana, poi ti spiego. A Londra? Vedi, non ti prendi niente. Umberto, a proposito, Saida mi ha detto che Diana è stata convocata d'urgenza a Napoli da un giudice. Quando? Che ne sai, un minuto fa, è partita con la riscatta. Te la riporto subito. Antonio Caprese Doc. Una grandissima fortuna. È vero, sì. Una bella grande fortuna che riusciamo ad avere noi, che siamo del posto, che siamo nati qua sul luogo, con tutte le belle cose della nostra isola. Insomma, siamo dei fortunati, sì. E non a caso sei stato uno degli attori della fiction Capri. Certo. Ho vissuto l'esperienza di tutte e 3 le edizioni della fiction. Sono felice di queste belle esperienze. Ma era la prima volta che recitavi? Dunque, nella fiction Capri, sì, in altre esperienze ho fatto prima erano solo delle comparse così, insomma, un po' fugaci, però erano le prime esperienze. Invece poi nella fiction Capri è uscita fuori la mia prima scena ballata, che insomma è stata una cosa bella, anche imprevista, insomma, per cui è stato un ulteriore lancio sul lancio, insomma. Come
come sei stata selezionata? Hai fatto un provino, un casting? No, delle foto, ho mandato delle foto, ho dato delle foto, così poi mi hanno scelta, insomma, sì. Sa quanto è stata importante per Capri la fiction? Sì, molto, perché io ho un negozio, un piccolo negozio, e ci sono stati degli argentini che sono venuti in vacanza in Italia, sono venuti a Capri e la prima cosa mi hanno chiesto, dice, dov'è la Villa Isabella, dove è stato girato, così. E quindi loro l'hanno seguita tanto. E una signora, mi ricordo, che mi ha detto, dice, quando era ora di questa fiction, dice, nel suo paese, dove lei stava, dice, non c'era più nessuno. Non volava una mosca, tutti niente, a casa. Tutti a casa a seguire questa fiction. Massimo! Tu che ci fai? Sto cercando di parlare con Lucia, ma non mi vuole vedere. Ti sorprende? Pensi anche tu come Reginella? Che l'ho presa in giro e che non me ne frega niente di lei? Non importa quello che penso io, importa quello che pensa lei. Ti ha creduto, ti è stata vicina quando sei stato male. E adesso che cosa vuoi da lei? Ma io l'amo come un pazzo! Ma come faccio a farglielo capire? Caspar, qual è il segreto del successo di Capri? L'alchimia che avete trovato? È una domanda che bisognerebbe porre pure ai produttori, perché per me se la stanno chiedendo pure loro. Ah. No, ma in genere è una serie di alchimie, è un'alchimia che si crea tra il prodotto, gli attori, il pubblico. La bellezza di questo mestiere è proprio questo, che non c'è propriamente una regola. Ci sta un buon lavoro messo sulla carta, c'è una buona scelta di attori, di tutta lo staff che compone il set e quant'altro, dopodiché la messa in opera è una magia e che quello fa parte poi dello spettacolo, che rende magico questo mestiere. Capire l'alchimia come è composta è anche un po' riduttiva. Quello che senza dubbio sono convinto è che aver ripercorso quello che era un po' la chiave del nostro cinema degli anni 50, quello della commedia legata a un melò, ma con paesaggi stupendi, sempre storie molto semplici, di persone tra virgolette semplici, ha fatto sì che la gente si buttasse a capofitto dentro questo lavoro. E Capri, un posto così, una location, come sì, si dice in gergo, così, quanto è inciso? Beh, Capri è un'isola straordinaria di per sé, è veramente un gioiello nel mar Mediterraneo e non solo. Devo dire che noi abbiamo raccontato anche una Capri che forse non esiste più, ed è chiaramente non una Capri prettamente turistica, una Capri vissuta dai paesani ed è qualcosa di diverso da quello che noi vediamo se andiamo oggi a Capri. Infatti molte persone che sono andate poi a Capri, che poi ho avuto l'occasione di incontrare, di rivedere, mi hanno detto, però io quella Capri non l'ho rivista. E ho detto, signora, i Galliani non c'erano, modestamente. Però voglio dire, ha ritrovato certi location, nemmeno quelli, lo so, perché non è girato tutto quanto a Capri. Lei ha mai visto spiagge a Capri? No, ecco, noi abbiamo inventato, non esiste la grotta di smeraldo verde, c'è quella azzurra. Quindi voglio dire, tante cose fanno parte del gioco della fiction, però voglio dire, se siamo riusciti a far breccia nel cuore della gente... È per la chimica e per la magia che dicevi. Il tuo taxi è stato uno dei protagonisti della fiction. Sì, la macchina ha fatto una scena dal porto di Capri, che arrivava in piazzetta, sotto al campanile in piazzetta. Da quanto tempo percorre le strade di questa meravigliosa isola? Io questo taxi lo guido dal 75. Prima la guidava mio padre. E cerco di tenere una buona volontà di aggiustarla, di mantenere la manutenzione, perché purtroppo la macchina è degli anni 60. Qual è il posto più romantico dell'isola? Io penso la Marina Piccola con i faraglioni quando c'è la luna, è unica al mondo. Adesso Paolo, dove mi stai portando? Ah, mi porto alla piazzetta, il posto più bello di Capri, la famosa piazzetta di Capri, il salotto del mondo, no? E almeno così dicono. Costanzo Vuotto, location manager, prima! Eccolo qua! Ciao! Ciao. Buongiorno!
Location marriage, cioè chi vuole girare a Capri viene da te e dice: allora, io ho queste esigenze, dimmi tu i posti più belli, più adatti per girare. Sì, esatto, io mi appoggio al comune di Capri, all'amministrazione, che puntualmente quando arriva una richiesta di questo tipo mi coinvolgono. Io lo faccio innanzitutto per passione, che non è il mio... Per passione. Quindi, per esempio, il posto nascosto di Capri, lasciamo stare le piazzette, i posti più conosciuti, la Certosa, sì. Il posto nascosto di Capri che ti piace di più? Quello che riservi proprio alle fiction? C'è un posto, è molto difficile da raggiungere, però è stupendo, si trova vicino alla Villa Iovis, la Villa di Tiberio, la zona di più su. Più su, e c'è un panorama stupendo, si chiama Parco Astarita, è una villa comunale, e c'è una vista veramente a mozzafiato. Quello che ami di più. Sì. Senti, queste fiction, chi è che arriva? Arrivano dall'estero, dall'Italia, da dove arrivano a girare? Ma insomma, tutte italiane, però molte tedesche. Ah sì, eh? Ultimamente anche una produzione francese, e inglesi. Mm. Diciamo, il grosso si concentra fra Italia e Germania. In Germania c'è un ritorno d'immagine notevole, perché i tedeschi amano moltissimo Capri e l'apprezzano soprattutto poi quando viene vista in video. Ti sei occupato anche di casting, cioè di trovare, sì, comparse, magari, sì, parlanti, so che, esatto, anche tu hai fatto l'attore. È capitata questa occasione, perché io ho sempre cercato comparse, anche io ho fatto la comparsa in oltre 22 film, ma i semplici passaggi dei turisti che fanno queste cose. Queste comparse le trovi qui a Capri, una Capri, Marina Piccola, Marina Grande? Sì, sì, le cerchiamo tutte sul posto, facciamo delle convocazioni pubbliche e hanno sempre molto successo, perché la gente a Capri vuol fare la comparsa soprattutto per divertirsi, per provare un'esperienza nuova. So che hai un'idea molto bella, questa del cineturismo. Che cos'è? Sì, cineturismo, diciamo, è un format già consolidato in cui si incentiva il turismo a vedere i luoghi delle fiction o dei film, quindi vedere da vicino i luoghi in cui è stata girata. Ma mentre si gira, no? Questa è un'idea che ho maturato, cioè quella di far venire durante le riprese un certo tipo di turista che magari può essere anche coinvolto anche come comparsa, per cui scopre il dietro le quinte, i vari particolari, e magari potrebbe essere coinvolto. Si fa pure la comparsata. Ci pensi tu a reclutare. Esattamente. Più emozionante o meno emozionante di essere in aereo? È molto più emozionante, Paolo. Da qui si vede tutto e la fantastico. Gente si emoziona sempre, anche quando ritorna. Tu sei il proprietario di questo splendido hotel. Sì, per caso, per fortuna. Come per fortuna? Per fortuna, per caso. Perché era di proprietà di mio nonno e poi era stato dato in gestione ad un'altra persona. Io sono tornato qui dopo 30 anni di guai, 30 anni di problemi legali, deciso a venderlo perché non era il mio genere, non era il mio coso, il mio settore. Non era il tuo lavoro. Poi, quando l'ho visto, perché non l'avevo mai visto, ho deciso che Dio si sarebbe arrabbiato con me se l'avessi sicuramente venduto. Per fortuna che l'hai tenuto. Dunque, proprio qui sono state girate alcune delle scene degli esterni della fiction Capri. Certamente, è stata un'esperienza diversa, un'esperienza che da una parte piacevolissima, dall'altra parte naturalmente per me, con il grosso senso dell'ospitalità in riguardo ai miei ospiti, un po' preoccupante, perché sono due vite diverse che si incrociavano, la vita della troupe che doveva comunque fare quello che doveva fare, ma i nostri ospiti che... E allora ho scoperto che coinvolgendoli in qualche maniera, facendoli diventare, non dico comparse, ma comunque compagni di gioco, si sono divertiti pure loro e quindi io penso che si sono divertiti tutti quanti. È stato bello, è stato interessante. Che ricaduta ha avuto sul territorio la fiction? Ha avuto, credo che molta curiosità. Io credo che sono stati più gli italiani a scoprire Capri attraverso la fiction che il resto del mondo. Il resto del mondo la conosceva sempre già, conosciuta, l'ha sempre conosciuta, è stata molto internazionale. E sono gli italiani i quali forse hanno bisogno di essere insegnati di cose che sono molto vicine ma che loro non visitano, forse perché sono troppo vicine. Ballo che rola, tu ciò che appesa vola, ma i soldi per camella, chi te li dà la borsetta di... Mamma, Guido,
Questa è proprio la canzone che hai cantato all'interno della Fiction sì. Capri. Bellissima, brevissima, però sono rimasta entusiasta, veramente. Come sarebbe è nata piaciuta questa esperienza? No, perché vennero qua, mi chiamarono per fare questa. Logicamente il locale si presta anche a fare queste cose qua. Se ero d'accordo, io aspettavo questa chiamata, veramente. Tu eri lì. Sì, mi sarebbe piaciuto stare molto di più comunque. Però è stata una bella esperienza, una bella giornata. Diciamo che tu sei il mattatore di quest'isola. Alain Maikore, diciamo, è parte di Capri, sì. Tutti i personaggi più grandi, il jet set internazionale. Chi è che ricordi in maniera particolare? Ma ho avuto per tutta la carriera, no? Tante viste bellissime, quella di Modugno, tanti anni fa. Però ultimamente proprio Beyoncé, direi, su tutte. Ma tornando alla Fiction, come è stata organizzata la scena? Gli attori hanno cantato qui all'interno del tuo sì. locale? Sì, la guaccia proprio che... Ha una voce fantastica lei poi. Me la ritrovai a Roma un'altra volta e cominciò a cantare, perché lei ama la canzone Passione. Comunque, quel giorno là, qua erano varie scene. C'era una scena nel piano bar, una scena proprio qua, Assisi qua sul tavolo, insomma, era una cosa... È stato molto divertente. Molto bello, molto bello. Perché io non sapevo che le scene si fanno così. Cioè, capito? Uno che... È stata un'esperienza nuova. Sì, perché il fatto del film è un'altra cosa. Cioè, ho fatto Buona Domenica, Domenica In, ma sono altre cose. Invece fare quel tipo di televisione è stata una cosa bellissima. Parevano tutto pazzo. Guido, tu che sei un personaggio fortunato, con che canzone potremmo salutare i nostri amici a casa di Fiction Mania? Una canzone che ha fatto, che canta una sera per Beyoncé tanti anni fa, e lei dice che porta tanta fortuna, che è Luna Rossa. Ah. Ma te la canto. Bene. Guardami negli occhi. Guardo negli occhi e ce la cantiamo insieme. E a Luna Rossa ma valle te, e la domanda si aspetta a me, foro balcone stanotte tre, che non ci sta nessuno, insieme forza. Francesco, all'interno del tuo ristorante venivano spesso a mangiare il cast e tutti gli attori della Fiction Capri. Sì, tutti venivano a mangiare nel mio ristorante. Ecco, che cosa mangiavano di buono? Cosa preparavi? Beh, la pechon, la guaccia lo mangiavano solo insalata. Ah, le donne sempre solo insalata, come lei, me, bisogna stare attenti. Esatto, per mantenere la dieta solo insalata. Poi c'era Carlo Croccolo che gradiva molto l'omelette con cipolla. L'omelette con cipolla? Sì. Cipolla tutti i giorni? Tutti i giorni, l'omelette con cipolla. Beh, invece quando potevi sbizzarrirti, non so, fare qualche altro piatto particolare, che cosa c'era ti preparavi? C'era anche che gradiva molto con il risotto agli agrumi. Il risotto agli agrumi, un piatto particolare, un piatto caprese? Un piatto tipico con gli agrumi capresi, sì, è della costiera amalfitana, sì. Anche per esaltare un po' la costiera, diciamo così. Qual è il piatto che rappresenta di più Capri? Il raviolo caprese. Il raviolo caprese è un piatto proprio tipico caprese. A differenza dal raviolo emiliano, è fatto con una farina, acqua e farina senza uovo. All'interno del raviolo una caciotta grattugiata, maggiorana, l'importante è la maggiorana. È proprio l'ingrediente essenziale. La maggiorana è importante perché ti dà un profumo, veramente un profumo dolce e saporito. E parmigiano e uva. E pomodoro? Pomodoro poi va condito con il pomodorino fresco. Senti, Valeria doveva accompagnare Cosimo a Pestum, però è pieno di lavoro e non può più andarci. Allora stavo pensando, perché non l'accompagni tu? Io? Sì, tu. Quindi in un posto magico, un'alchimia magica, e tra voi attori si è creato anche lì una magia, un'alchimia particolare? Assolutamente, io mi ricordo, e ancora adesso voglio dire, tra di noi c'è un affetto, anche se poi magari non ci si sente per un anno, cose che possono accadere, perché questo è un mestiere che ti porta ad andare a destra e a manca, e quindi a perdere anche l'idea di te stesso a volte. Figuriamoci i rapporti con gli altri. Quindi cos'è che succede? Quando ci si sente subito... si ricomincia il rapporto da dove si è interrotto, cioè non sono passati due anni, un anno, quelli che sono,
È come se non fosse mai passato il tempo. Abbiamo vissuto un momento unico, particolare, sotto tutti i punti di vista, umano, lavorativo. E, chiaro, ognuno poi con le proprie caratteristiche. Sergio è un funambolo di se stesso, nel senso, gioca a stare su in equilibrio anche da, insomma, anche qui è un carattere però goliardico, è un po' come lo vedevate, come lo si vede in Capri, no? E a forza di fare i fratelli, non dico che lo siamo diventati sotto certi punti di vista, abbiamo bisogno di sentirci ogni tanto e anche di lavorare insieme, infatti stiamo pure ragionando su alcune cose in teatro e anche magari nella fiction. Un'isola così, tu che sei caprese, quanti l'hai vista cambiare anche quest'isola? Beh sì, io com'è cambiata? Quando mi intervistano su Capri dico sempre che gli anni 50, inizio anni 60 è stato il periodo più bello. Più bello perché, capito, non c'era tutta questa corsa al gossip, non c'era tutta questa corsa al farsi vedere a tutti i costi, farsi fotografare, niente, era esattamente l'opposto, cioè la gente veniva qua per rilassarsi, sapeva che qui non era disturbata dagli autografi, fotografie, e questo creava un certo fascino, cioè i personaggi li guardavi come se fossero amici tuoi da sempre. Hai fatto anche l'attore in passato nei Musicarelli, che adesso li stanno rivalutando tanto questi Musicarelli. Sì. E anche in Capri hai fatto un cameo. Sì, mi pare che feci Luna Caprese al pianoforte, che in una scena un po' di mascherati tutti lì. E poi mi pare anche Mala Femmina, che cantai in coppia con Bianca Guaccio. È passato un po' di tempo, per cui... E sì, fu l'unico momento in cui mi chiesero, dai, ti prego, ci voleva. Senti, Capri, Anna Capri, aiuto. Hanno detto che c'è un rapporto particolare. C'era, insomma, anni addietro si diceva, non so, perché i capresi andavano così a corteggiare le anacapresi, e quindi c'era questa virtuale lotta con delle pietre per non farli arrivare su. Addirittura. Si racconta, ma io non credo che sia stata così violenta la cosa, ma adesso c'è uno scambio reciproco, quindi si è equilibrato il rapporto. Qui Dorietto, guardi chi ci vede. Al bar non fanno altro che parlare di te, ma hanno fatto una capatante dicendo che tu sei un gran signore, che sei ricchissimo, un povero disgraziato come te, sono cose da pazzi. Non sono proprio da pazzi, però. Come non sono da pazzi? Posso chiamarla maestro Croccolo? No, io vorrei essere tuo alunno. No, io vorrei essere una sua alunna, magari. Senta, com'è stata la Fiction Capri? Ma la Fiction Capri è stata meravigliosa, anche perché io ero affezionatissimo al personaggio di Totonno, quindi e poi è stata bella, divertente, in un posto meraviglioso e ha avuto anche un grosso successo. È un grandissimo successo. Sì. Per interpretare Totonno, a chi si è ispirato? Questo pescatore innamorato della sua reginella da sempre, ma che non è mai stato in grado di dichiararle il suo amore. Beh, devo dire che io sono stato nel cast di Capri dal primo momento, al primo numero, e dovevo fare un mafioso cattivo. Poi invece Enrico mi ha detto, senti, io ho un'idea, anziché fare il mafioso, vorresti fare un pescatore vecchio, anziano, che è innamorato e da 40 anni non riesce a dichiarare il proprio amore. E dico, magari. Che bello. E infatti lui ha scritto questa cosa e io l'ho fatto, felicissimo di interpretarlo, anche perché ti confesso, Perla, e non mi è difficile, che io sono sempre innamorato. Ah sì, innamorato dell'amore o delle donne? Dell'amore e delle donne. Come mai proprio il nome Totonno? Totonno per varie ragioni. L'abbiamo scelto insieme a Enrico Olduini perché lui adora Totò, mi voleva che io facessi un po' Totò, però fare Totò non mi sembrava il caso. Invece ho preferito fare il nome è una assonanza. Totonno, e mi ha portato fortuna. Ha portato molta fortuna. Molta.
una carriera infinita. A quale dei suoi film è più legato? Beh, naturalmente agli ultimi. Un re, perché ho vinto un Davide Donatello. Poi Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. E il film con Salemme, Cosa da pazzi, che secondo me è uno dei più bei film di Salemme. Beh, si può dire che la sua carriera è legata tantissimo a Totò. Anche, anche a Totò, al quale sono grato per tutto. Com'era il vostro rapporto? Il rapporto era ottimo con Totò, anche perché lui mi aiutava molto, anche se era molto severo. Infatti era severo non solo, e poi sfotteva, tanto è vero che lui cercava di farmi ridere, e se io ridevo si interrompeva la scena e Mattoli si arrabbiava perché si interrompeva. È stato in grado di doppiare in un film sia Totò che De Sica. Sì, io doppiavo Totò, non tutto il film, solo le scene gli esterni, e in un film mi ha chiesto il produttore di doppiare anche De Sica. Infatti l'ho doppiato, e alla fine, al finale del film, c'è Totò che va via e poi c'è De Sica che entra alla stazione, ve lo ricordate, i due marescialli, entra e dice: padre Domenicano, sono io, la voce mia, padre Domenicano, Gaburro. Alla fine mi è venuto alla Totò, e siccome ero stanco, che erano 3 giorni che lavoravo, gli ho detto al regista, gli ho detto: Sergio, a Corbucci, dico, lasciamola così. Infatti è rimasta, e i critici dopo, vedendo il film, dice: geniale De Sica che nell'ultima scena ha fatto il verso a Totò. E invece ero io. Che incanto, che meraviglia, che magnifico. Ti sto dicendo le cose dei pliant turistici, perché io sono senza parole. Per capire, non si può, c'è la gente, i profumi, il territorio. I profumi, dici, eh? Ah, i profumi. Ma mi parlavi di Chue Chue. Non hai detto che stavi a dieta. Lo strappo. Però sì, dai, ascolta. Siamo a Capri. Due spaghettini Chue Chue, piccolini, cosa vuoi che ti faccia? Quanti carboidrati faranno? Ma pochi, ma non si può fare il bis, dici? Intanto ne prendi pochi, poi vediamo se sono buoni. Intanto vediamo se sono buoni, ma non ho dubbi. Qua dietro c'è un posto fantastico.